Ciao Pier, e grazie per essere qui. Una cosa veloce volevo chiedere, ma quando la Terra è stata colonizzata, c'era già un essere umano loro sono arrivati? Allora, gli extraterrestri della Confederazione Interstellare, e qui rispondo ancora alla tua domanda degli alieni negativi, sono una razza, una super razza, che è più vecchia di noi di 10 miliardi di anni. Per noi sono dei, cioè hanno raggiunto la condizione di deità che in noi è presente ma non ancora manifesta, cioè non l'abbiamo realizzata. Quindi loro sono il master universitario, noi siamo ancora i bimbetti dell'asilo, cioè noi siamo ancora Einstein che va all'asilo, loro sono Einstein che ha fatto la teoria della relatività. Chiaro? Solo questione di tempo. Quindi questi esseri cosa fanno? Essendo dei, come noi, loro sono... utilizzano e manifestano tutti gli attributi del creatore, che è il Santo Spirito. Quindi il Santo Spirito apparecchia la creazione, che inizia a svilupparsi secondo le leggi automatiche della creazione, quindi la vita è un fatto normalissimo nell'universo, viene portata dalle comete. Le comete non impattano mai sui pianeti, le comete sono gli spermatozoi che inseminano i soli dei programmi genetici. Quindi in questo automatismo della legge entrano gli esseri solari, gli dei. Quando individuano un pianeta che ha raggiunto la maturità per essere fecondato, quindi un pianeta cellula madre, o ovulo se lo vuoi chiamare così, loro studiano quel pianeta e secondo il progetto che Dio ha stabilito per quel pianeta, loro selezionano una razza animale, la più evoluta di quel mondo, quindi che si è evoluta per legge naturale, e incominciano a trattarla geneticamente, quindi è una manipolazione ma non nel senso negativo, è un miglioramento. Quindi creano un corpo fisico adatto a ospitare uno spirito intelligenza. Quando il corpo raggiunge la maturazione necessaria per ospitare l'ego sum, il padre, Dio, emana gli spiriti che si incarnano. Quindi loro apparecchiano e Dio porta il cibo, che è lo spirito. Questo è. Quindi non è una colonizzazione nel senso che qui ci sono i terrestri, vengono loro e ci colonizzano. È una colonizzazione nel senso che loro, secondo il progetto di Dio, innestano la vita intelligente nei pianeti come atto di accelerazione dell'evoluzione. Quindi il corpo fisico dell'uomo viene creato, ma questa storia la trovate in quei libri che io distribuisco. Il corpo dell'uomo deriva dalla manipolazione genetica di un dinosauro acquatico di 6 metri circa di grandezza, che era il serpente piumato dorato, mentre invece non trattano un suo cugino, che è il serpente piumato argentato, da cui viene il gorilla. Tutte le altre razze scimmiesche non sono evoluzioni, sono involuzioni di antiche razze degenerate con droga, sesso e robe così, che hanno fatto la seconda morte e adesso stanno espiando in attesa di ritornare umani in corpi animali. Grazie. Quindi allora Noi spirito siamo figli di Dio. Il corpo è un robot biologico creato dagli esseri extraterrestri affinché poi fosse utile alla sperimentazione dello spirito intelligenza. Comunque dall'acqua. Veniamo dall'acqua. Dall'acqua. Infatti, se voi prendete e vedete l'evoluzione del feto umano, all'inizio sembra un girino. Abbiamo il cervello di rettile perché veniamo dai dinosauri, infatti la colonna vertebrale all'inizio era esterna, la classica schiena del dinosauro, e poi si è inglobata, il coccige è il residuo della coda e così via. Ricollegarmi anche ad Hammer, quello che dice il dottor Hammer. Sì, conosco, no, certo. Di questo nostro ricordo. Sì, atavico, appunto, certo. Sì. Però è il ricordo dell'origine del corpo, non dello spirito. Lo spirito ha origini divine. Cioè Dio ha creato una lotta in te stesso dove lo spirito si evolve attraverso la battaglia con la materia ti fa soffrire, lo spirito soffre e quindi tu lotti per vincere la materia. Quando prendi il dominio della materia hai raggiunto l'attributo della tua divinità. Quindi il corpo è la tua palestra.
Il corpo è la nostra palestra, perché l'egoismo nasce dall'istinto di sopravvivenza, che è uno degli istinti più potenti che sono nei software del cervello antico. Infatti Hammer questo l'ha spiegato benissimo. Va bene, ci sarebbe tanto da parlare, amici, vi ringrazio.